Ciao Volpi, sì lo so, molti di voi mi staranno odiando perché ho la maglietta dell'Inter. Sono molto contento perché appena finita la partita l'Inter ha vinto. Sono felice, quindi scusatemi se ho questa maglietta per chi non è tifoso dell'Inter. Ma come al solito vi dico sempre, vogliamoci bene indipendentemente dalle squadre che tifiamo. Oggi ragazzi, secondo episodio in cui andremo a reagire alle canzoni degli youtubers. Il primo vi è piaciuto così tanto che dico, ma sai che c'è? Ce ne sono tantissime. Facciamone un altro. Lasciate like, commentate, iscrivetevi. E vi ricordo ragazzi che il 29 aprile, 30 aprile, quindi tutti e due i giorni, sabato e domenica, mi trovate al Comic Con per fare il firmacopie del mio libro. Mi raccomando, se volete comprarlo, Amazon in descrizione oppure in tutte le librerie. Andiamo al video, buona visione. Ragazzi, iniziamo da niente poco di meno che Non lo evocare, parodia Fabio Rovazzi, Volare di Lion, caricato il 26 maggio 2017, 8 milioni di views. Più di Spera questo ragazzo fa, incredibile. Allora, un salutone a Lion, vai, vediamo. Ok, quindi può volare la canzone, ok. Ho paura. Vai. Ok, quindi come al solito tema Minecraft. Bene, 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 tema Minecraft. Siamo nella giungla, adesso siamo... Vabbè, non lo so dove. Ok. Ah, ma è proprio fatto tutto replay, mega HD. Ok. Tra milioni... milioni di blocchi io lo vado a cercare. Allora, è un po' scarseggiato da Occidentalis Craft, eh. L'autotune si sente meno, avrebbero dovuto... Chi lo può dire? Dove può stare? Ok, quello è palesemente Aerobrine. Ok. In mezzo alle foreste, forse, oppure sotto il mare. Mi fa volare. Lo puoi trovare. Ah, ci vuoi sperare? Puoi sperare la... Ma quello è il Noob, non è Aerobrine. Misteriosa che nessuno sa svelare. Non lo evocare. Infatti non devi mai. Ti fa morire. Mai, mai. Ragazzi, sapete come si evoca Aerobrine? Scrivetemi qua sotto il tutorial nei commenti perché voglio vedere chi di voi è un esperto di Minecraft. Quando stai scavando e già lo senti arrivare. Che brutto ragazzi, veramente, che odio. Quando eri in miniera da solo, lì con le cuffie alle 2 di notte, mentre i tuoi genitori dormivano, sentivi i rumori stare delle caverne di Minecraft. Aiuto. Ma se facessi una vanilla? Senti tuonare il temporale però. Ok, ma io so che lo troverò, ok. Ma che gusto c'è nel trovare Aerobrine, Lion? Ma tu sei pazzo, ma con quale coraggio? Autotune è impazzito. Direi. Chi non c'ha paura di Aerobrine, ragazzi? Andiamo. E quindi sto ritornello, aiuto. Ok. Ma lo stai facendo, Lion? Sei pazzo? Ma è lì. Ok. Vallo a evocare. Ah, proprio ci ha fatto tutta la base, incredibile. Rosso, nero, altare. Boh, Aerobrine che balla. Dai, gli diamo un 5,5-6. Solo perché sono affezionato alla creepypasta di Aerobrine. E perché comunque il video è bello. La voce di Lion ovviamente non è un cantante, quindi ci sta, però. Dai, andiamo alla prossima. Allora ragazzi, qui... Allora, Lily è la vita mia. Noi ci siamo conosciuti. Io le voglio un grandissimo bene, Lily Meraviglia. Questa canzone si chiama Selfie in HD Official. Vabbè, Selfie in HD. Lei è una pazza scatenata, quindi se non la conoscete vi aprirò un mondo. Aspettatevi il video più strano della vostra vita, perché lo è. Ok, Commando Creativo l'ha fatto il video, un saluto. Lily Meraviglia, e già vedete tutto stile tipo Gumball. Selfie in HD, ok. Già si vede lei da come è vestita, per me è una diva ragazzi. Si sa. Questa è una hit ragazzi, altro che la trap di ora. Real nice. Capito? Cioè, guardate il video, raga, cioè, è tutto strano. Cioè, lei sta cenando con un piccione e il tizio che sta cucinando il sushi è una lucertola. Cioè, ogni angolo di questo video è strano. Wonderful Lily. Certo. C'erano anche i soldi perché ai tempi andava la trap, quindi giustamente... Vabbè, anche ora va. Fabulous. Io la amo, ragazzi.
Cioè, selfie in HD. Raga, chi sono quei due dietro? Sembrano quelli di GTA di TikTok. Sto morendo. Cioè, lei si fa le fotuzze mentre fa la pipì. Queste Snitex, raga, madonna. Vabbè, ci sta avere l'autostima alta. Vorrei farlo anch'io, ma Lilli, purtroppo, quando mi alzo e mi guardo, anzi, non mi guardo proprio allo specchio io. Vabbè, se c'è il cinese che te le vende a meno, ci sta, eh. Ci sta. Frangetta nera come il meridiano di Greenwich. Ragazzi, questa 9 perché è fatta veramente da Dio. Direte voi, Xiao, ma sei pazzo? No, Valerio Mazzei, Turbus. Ho paura di sentire questa canzone. È vecchia, quindi vabbè, un saluto a Valerio, ma insomma. Ehi amore, buon viaggio sul Turbus. Ti aspetto al tuo ritorno. Ok. Tour dove? Turbus. Partito solo da niente. Vabbè, già. Ok, quindi tipo una specie di rivisitazione di Sfera YouTubico che dice che è partito dal niente e si è fatto i soldi. Oh, ma c'è anche Rosalba, cosa succede? Ah, vabbè, ma perché loro erano tutti insieme? Eh? Cosa? Non ho capito cosa ha detto. Sarò ignorante io, per pardon. Bus. Ah, Turbus. Turbus ci stava di più, però. Allora, se consideriamo che il 90% delle parole sono incomprensibili, ok? Allora, in un certo senso, forse questa attualmente è la migliore che abbiamo sentito perché è fatta bene. Il beat è bello, la voce ci sta pure. E poi comunque lui ora fa pure musica, se non sbaglio, comunque la voce un minimo ce l'ha, quindi. Sì, poi vabbè, è una canzone di YouTube, raga, quindi non è che uno si può aspettare chissà che cosa, cioè. Io quasi quasi la faccio una canzone. Raga, io faccio basi musicali, beat da 8 anni. Però io non mi sono mai messo a fare musica. Io devo fare una canzone. C'è una delle cose di YouTube che mi manca. È fare una canzone, farmi prendere in giro da tutti gli YouTubers, facendo sì che quella canzone raggiunga tipo 10 milioni di ascolti. E niente, poi la mia carriera sarà conclusa. Un giorno, ragazzi, farò una canzone e la intitolerò O Sonno. Perché comunque deve rappresentarmi, quindi. Comunque, tutto sommato, gli diamo un 7 alla canzone di Valerio, dai, ci sta. Questi due sono nuovi, Antonio e Sofia, un papà e una bimba. Antonio Cignitti fit Sofia, TikTok, si chiama la canzone, 3 anni fa. Quindi proprio per dare il benvenuto a TikTok, che appunto 3 anni fa ha invaso la nostra vita per sempre. Sei pronta a fare il video? Dai, Allora, vai, 3, 2, 1. E andiamo. Ma com'è la LOL? Vabbè, sì, effettivamente è piccolina, ci sta. No, ho sbagliato, rifacciamolo. Ma cosa? Siamo all'acqua park, ok? Ok, una canzone molto per bambini. Ora scopriamo che questa tipo batte tutte le altre tre. Chi canta? Solo lui? Sono stato bambino, mi divertivo un casino. Ci sta? Sono stato ragazzo, non mi fregava un ca... Allora, signor Antonio, se noi dobbiamo andare d'accordo, se noi vogliamo andare d'accordo, lei deve calmarsi. Siamo partiti da 30 secondi e già fuori dal Family Friendly. E non ci siamo, mi scusi. Ora sono papà e prendo l'Exotan. Scusa? Sofia! Ah, perché l'Exotan, perché è tipo il sonnifero. Perché Sofia la fa impazzire. Fa un caldo che si muore, ce ne andiamo a Riccione. Ci sta? Organizzate crepa alla Nutella. Questo era lui quando era piccolo, con le crepe alla Nutella. Ok. Sulle storie di Insta tu sei sempre la più bella. Ci sta? Qua fan Rudy Zerbi regna. Cosa c'entra Rudy Zerbi con l'acqua fan? Quindi che succede? Sentiamo sto ritornello. La mia principessa. Ehi, bella questa. TikTok, TikTok. Sei sempre connessa. Ok. Papà, ti devo dire una cosa. Oddio mio, che succede? Dimmela. Papà, non so se te la posso...
E allora perché hai detto che gliela vuoi dire? Scusami. Allora, apprezzo il tentativo, sicuramente meglio di qualche canzone che ho già sentito. 3, ragazzi, questo probabilmente se non lo conoscete significa che siete su YouTube da veramente troppo poco tempo e che vi dovete recuperare troppa roba. Espi Jockey, Paperella Gay, questa è una delle canzoni penso più belle. Io non lo so, c'è gente che ancora commenta dopo 6 anni ancora nei nostri cuori. Questa canzone ha un posto nel nostro cuore, ok, per chi è cresciuto su YouTube. Non lo so, raga. Cioè, io vorrei Paperella Gay 2, ma non so se tornerà mai. La canzone più bella del mondo, ragazzi, questa... Non lo so. Io prenderei un disco, un vinile, lo metterei in un museo. Questa canzone è incredibile, cioè... Un laghetto. Neanche parlo. Tu eri là, fra i pescatori. Ragazzi, questa... Allora, io qui non posso che non dare 11. Per forza, raga. Cioè, guardavi l'alba, leggera brezza. La canzone più bella del mondo, c'è poco da fare. Un'estate calda. Ok. Freddo. Che poi è lenta, ti entra nella mente, poi il ritornello, pum, che ti fa scattare quella cosa che ti entra in testa e non esce più. Adesso arriva, fermi. Sulla pelle, ormai è sera. E poi raga, le paperelle sono bellissime, ce l'hai. Che hit, no raga, è possibile, cioè. Eccola. Pensavate fosse calma, invece. Sentite che ritornello assurdo, eh? Se questo video arriva a 20.000 mi piace, faccio un video in cui ballo Paperella Gay tutta in loop. Se questo video arriva veramente a 20.000 mi piace, non so cosa va. Sabri Gamer, La Pasta, parodia La Vasca. Che io non so che canzone sia, quindi sentiamola. Saluta alla Sabri, per me simpaticissima Sabrina, raga. Ok, una canzone di cucina, tipo dedicata alla cucina. Sembra tipo cosa? Vorrei mangiare tutto il giorno della pasta. Sono d'accordo, buona. Fusilli che mi giran per la testa. Vabbè, alla parte il fatto che, ragazzi, qual è la vostra pasta preferita? La mia è quella al sugo. So, sono strano, però. Carboidrati non normale. Si mangiano per cena. Ma sì, ci sta ogni tanto. Ti assomigliare a una balena. Insomma, con la pasta quando la devi mangiare. La dieta ormai è quasi come una tortura. Eh sì. Davvero aiuto, non so proprio più che fare. La pasta è troppo buona, c'è poco da fare. Intenzione di soffrire e digiunare. Sì, la pasta, vai. Cucchiaio in mano e ballo il ballo della pasta. Destra e sinistra, questo è il... Raga, voi ora pensate che queste canzoni siano cringe. È ok. Voi non avete idea, quando io avevo la vostra età, 17, 16, 15, 13, ragazzi, voi non avete idea che queste canzoni la gente arrivava in fiera al Romix, al Games Week, e la cantava come se fosse tipo un concerto di una band famosissima. E io ero contento perché era veramente bella YouTube ai tempi. Adesso gli YouTuber praticamente, raga, non le fanno neanche più le canzoni, che forse da un lato ci può anche stare. Però quelle parodie magari delle canzoni belle, famose, io le farei tornare. Io purtroppo, raga, non ci posso fare niente, mi vergogno. Perché io saprei farle e probabilmente saprei farle anche molto bene. Perché comunque so anche mixare la voce e tutto il resto. Solo che io mi vergogno perché so di fare schifo a cantare, no? E quindi non lo so, magari un giorno mi convincerò, vedremo, chissà. Però sarebbe bello. Per chi è ancora piccolino, si può ballare anche sopra il passeggino. Ah, proprio così, per famiglie, ci sta, per tutti. Mamma qualche volta non te la vuol fare. Ma sì, la mamma dice sempre sì per la pasta, dai. C'è già la nonna in cucina a preparare. Esatto, se no c'è la nonna. Tra l'altro, ragazzi, domandina. Ok, a proposito di nonna e mamma.
Domanda, altra domanda, quanti commenti ci saranno in questo video? Chi lo sa? Cioè, qual è la pietanza più buona che fa vostra madre? Voglio saperlo, eh. Canzone di Sabrina, gli diamo un 7,5. Molto simpatica, felice, ci sta. Volete non guardare la parodia di Brividi di Mahmood e Blanco di Lion? Io sì. Quindi, andiamo. Sentiamola, dai. Tornano indietro, che succede? The fuck? Ho sognato di scavare con te. Quindi proprio stavolta zero auto. Tion c'è Lion, ha fatto un'escalation. È partito con Occidentali Scraft, che c'erano 6 tonnellate di autotune. Nell'altra un po' meno, in questa zero. Proprio ha preso il microfono, fa così. Hai detto l'ho trovato, ma no, è un pisello sotterrato. Come un... Non ho capito, scusa, che cosa vuol dire questa? La tua paura cos'è? Un po' di lava bruciante, poi anche... Muori però con la lava, ok? Lascia tutto così. Dai, con sto ritornello, fammi sognare. Con vestiti luridi. Hai sbagliato chiave dell'auto, Tion. Io ti avverto, eh. Con i tuoi calzini squallidi. E vorrei migliorare, ma sbaglio stile. Ok. Anche nell'ovile. E pagherei con la magia. Sto quasi per piangere. Pur di vestirmi con fantasia. E come? E vorrei migliorare, ma sbaglio stile. Ci sta? Questo vestito lurido, lurido, lurido. Sì, sì. L'auto ti ho lasciato un pochettino, ma ci sta. Tu hai portato un panino. Gentile, strecatto, dai. Ok. Mi stai un po' sulle palle. Vabbè, ci sta, eh. Non è che si può piacere a tutti. Col tuo sguardo da papera e tu. Paperella gay? Dai conati di vomito e tu. Povera Anna, che schifo! Sei pure brutto da panico e tu. Gusti? Sei ancora qui. Perché non vai lì? Dove? Coi vestiti luridi. Allora, il ritornello andrebbe sistemato, eh. Lion, se mi vuoi passare la voce, possiamo fare qualcosa, eh. Nel senso, voi. I tuoi calzini squallidi. Ok, non so perché balla così. E ti vorrei rubare anche nell'ovile. Ok. E pagherei con... Per andar via. Madonna, mi ascolto Brividi appena finisco questo video. Mi ha fatto venire voglia di sentirla. Se non ho ragione, sei utile come un ceffone. Va bene, ci sta, gli diamo un voto 4 a questa canzone perché purtroppo la canzone è bella, il testo mi piace pure, molto minecraftiano, è un po' troppo stonato Lion, ci sta, non è un cantante, quindi va bene, gli diamo 5. Raga, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere, potrei fare altri video come questi, ci vediamo alla prossima, dal vostro Xiao Maranza è tutto, ciao.